A Lanciano sono risultati 6 positivi e 22 negativi i residenti del condominio sotto osservazione nel quartiere popolare di Santa Rita. Si tira un sospiro di sollievo alla palazzina Ater di via Bellisario. I positivi si riferiscono ad uno stesso nucleo familiare, mentre i negativi sono i condomini. L'ASL è intervenuta con un'ambulanza sul posto per fare i tamponi sabato pomeriggio, riferisce il sindaco Mario Pupillo. L'Ater domenica ha sanificato gli spazi pubblici dello stabile. A tutti sono stati consegnati guanti e mascherine dalla Protezione Civile. Chiaro che queste operazioni prevedono il rispetto della privacy, la discrezione e l'efficienza. Devo dire grazie a Giuseppe Torzi, che è responsabile della prevenzione della ASL di Lanciano, che è venuto qui, mi ha segnalato la positività di 5+1 cittadini e abbiamo immediatamente organizzato i tamponi per il sabato pomeriggio e quindi abbiamo fatto il tutto, abbiamo poi dato ai cittadini i dispositivi di prevenzione individuale e quindi mascherine e guanti, abbiamo sanificato gli spazi comuni di questo condominio grazie all'Ater, perché la palazzina è di proprietà dell'Ater, quindi ringrazio il presidente Memo e l'architetto Lannutti che si sono attivati immediatamente e domenica mattina è stata fatta questa operazione. Stiamo ovviamente vigilando, i tamponi sono arrivati grazie all'Istituto Zooprofilattico di Teramo ieri sera a mezzanotte e quindi stamattina abbiamo comunicato a tutti i condomini la negatività di questi tamponi, quindi questo piccolo focolaio familiare è ben contenuto, non ha dato contagi in altri cittadini. Ovviamente sorveglieremo, come d'altra parte lo facciamo e si fa per tutti i pazienti, sia che sono in quarantena, sia che sono positivi per il Covid, e quindi questo è compito delle forze dell'ordine, della AS, del comune, di verificare che vengano rispettate queste norme della quarantena. Un episodio anomalo in città la vigilia della fase 2, quella della riapertura. C'è timore per la risalita dei contagi da 78 a 84 casi positivi complessivi. Tuttavia il focolaio è sotto controllo anche da parte delle forze dell'ordine. Si spera adesso che la curva dei contagi possa scendere. Singolare il fatto che il primo caso di Covid-19 a Lanciano si sia scatenato in occasione di una cerimonia religiosa nella piccola chiesa di Sant'Egidio a febbraio scorso e quello che si spera sia l'ultimo sia partito da un'altra cerimonia, anche se fuori regione, durante il lockdown. Faccio un paragone, a Lanciano è iniziato tutto così, con un assembramento, vi ricordate, la chiesa di Sant'Egidio e qui ripartiamo da notizie che possono far pensare a la stessa cosa. Questo per dire ai nostri cittadini, ai miei cittadini, a noi stessi, che il virus è ancora in circolazione. Non abbiamo vinto la guerra, abbiamo vinto la battaglia, stiamo andando bene, io ringrazio i miei cittadini perché si sono comportati adeguatamente, salvo ovviamente qualche caso che ha derogato alle misure di distanziamento, e quindi la strada è ancora lunga, abbiamo ovviamente fatto di tutto per migliorare le condizioni anche sanitarie. Continuiamo così, perché in questo modo io penso che nelle prossime settimane potremo avere contagio zero e questo sarebbe un segnale molto forte di una ripresa importante. Stamattina mi sono preso un bel caffè a Lanciano, il bar, quindi si è ricreato quell'atmosfera. Come vedete, non voglio fare pubblicità al mio caffè, ma sono tornato ad avere una immagine normale, quindi tutto questo ci fa molto piacere, anche e soprattutto per i ragazzi, per i giovani, ma soprattutto per i commercianti che hanno sofferto, stanno soffrendo e hanno avuto ovviamente delle perdite enormi sotto l'aspetto economico. Questa fase 2 è economica, la problematica, la fase 1 è sanitaria. Non vogliamo tornare assolutamente alla fase 1, perché oggi pensiamo di aver superato tutto.